Ciao a tutti ragazzi, allora buongiorno perché ci siamo appena alzati, siamo a Minorca, questo è il secondo giorno e siamo in un villaggio all inclusive come potete notare dal braccialettino, quindi vuol dire bere e mangiare tutto quello che vuoi dalla mattina in cui ti alzi alla sera, a notte quando vai a dormire. Quindi ho deciso di non seguire la dieta sinceramente questa settimana, di mangiare quindi quello che mi va. Però siccome qua c'è una palestra ed è anche ben fornita, poi vi farò vedere, ho deciso di allenarmi perché ci sta a trovare da quando ti alzi a quando vai a dormire, quindi 14, 15, 16 ore, trovare un'oretta per allenarti ci può stare, però sinceramente per come la vedo io fare entrambe le cose, anche seguire una dieta, no, quello non fa per me sinceramente. Secondo me per uno che non fa come mestiere questa cosa non ha molto senso, poi ognuno fa quello che vuole. Quindi adesso appunto siccome è mattina andiamo a fare colazione e poi via via, non vi sto a dire c'è questo c'è quello, lo vedrete nelle prossime clip del video, appunto vedrete come ho organizzato la giornata e quindi tutta la settimana. Allora ragazzi, questa è la vista dalla camera, abbiamo vista sulla piscina relax. Dunque appena entriamo, subito sulla destra abbiamo il bagno con questa enorme doccia, lavandino con specchio, phon, gabinetto, bidet assente. Abbiamo la stanza, letto, telefono, poltrona, TV, frigo bar, rigorosamente vuoto, cassaforte, poi abbiamo questo splendido balconcino, piccino ma molto molto carino. Questa è l'entrata veloce per la spiaggia per andare a un'altra non vicina, che però così diventa vicina. Thank you.
Allora ragazzi, come potete vedere è tutto molto bello, però ci sono dei divieti che io non riesco a capire, non li comprendo. Allora, tipo questo, che non si può venire qua in spiaggia a cagare. Cioè io ho detto domani mattina scendo, mi faccio una bella cagata, no, non si può fare. Cioè io non lo so. Comunque vabbè, per il resto non ci lamentiamo, dai. Dopo un paio di ore alla mattina al mare torno e vado in palestra adesso, dato che c'è appunto, è anche abbastanza messa bene, adesso ve la faccio vedere. E poi si va ad andare a pranzare, anche un po' in ritardo, tanto fino alle 3 si può andare appunto a far pranzo. Ed ecco la palestra. Allora, ovviamente macchine cardio, quindi cyclette, vari tapis roulant. Poi le abbiamo una rastrelliera con pesi che arrivano fino a 32 kg, la panca piana, qui altri dischi e bilancieri ovviamente. Qua la prima lat machine, perché là c'è la seconda, questa qui. E qua una bella torretta, quindi puoi fare vari esercizi ai cavi. Poi le abbiamo macchina per le spalle, macchina per pettorali, altra macchina per pettorali. Poi qua dietro c'è la zona, diciamo, per le gambe. Peccato che leg and station, che è qua, e pressa, che sarebbe questa qui, non funzionano. Funzionano le altre macchine per le altre parti delle gambe, come, non so, gli adduttori, femorali, e quindi quadricipiti praticamente nulla, diciamo. Qua altre panchette per fare vari addominali. Qua già con una torretta del genere fai un sacco di esercizi. Tutto marchiato Reebok. Poi tanto io non è che devo fare qua i massimali, quindi va benissimo, è giusto per fare qualcosa questa settimana. E basta, manca un rack, ovvero appunto se uno vuole un attimino caricare di più, non è la sicurezza di appunto lasciare andare il bilanciere in quanto non ci sono le barre di sicurezza. Ma ripeto, non sono qua a Minorca per fare testare i miei massimali, quindi va benissimo così. Va bene, vediamo di far qualcosa. Allora, ovviamente, prima di andare a pranzo, dopo la palestra doccina, e adesso si scende per il pranzo. Devo dire che questo villaggio è veramente, veramente bello, enorme, e la cosa bella sono gli orari, perché nel senso c'è gente che adesso tipo magari ha già mangiato ed è in piscina, chi è al mare, e gente che tipo come me sta andando adesso a mangiare, o gente che ancora non va neanche adesso ma andrà dopo, perché l'orario è da mezzogiorno alle 3, quindi in 3 ore tu decidi quando andare, è sempre abbastanza pieno di roba. E boh, infatti vedete qui c'è ancora gente ad esempio fuori e basta, bello. Qua invece c'è la seconda piscina, quella ovviamente molto più grande, e qui i tavoli del bar. Entri, ti pigli quello che vuoi e boom. Infatti
Il pomeriggio stiamo un po' in quella lì piccola che avete visto prima, perché lì è proprio silenzioso, ti rilassi, infatti c'è proprio scritto zona relax. Qua magari c'è un po' più di casino, però c'è tutto, tutto qua, là ci sono i giochi per bambini, lì anche un biliardo, roba più grande, ping pong. E poi appunto sei comodo perché hai sete, vai, sali, bevi e ti guardi il panorama qua della piscina, che devo dire non è niente male. Qua c'è un po' di roba che puoi prendere quando vuoi, nachos, pizza, ti fai lì la piadina lì, comunque quelle robe lì. E poi c'è anche qualche altro piatto qua freddo, le cozze addirittura, ma direi che con l'amaretto di Saronno non ci sta. La torta? Vuoi? No. Ho preso il di Saronno perché ieri ne ho provati tre, mi facevano tutti cagare e questo è l'unico che conosco. Ovviamente non è che c'hanno l'amaro del capo o altri, e quindi va bene questo. Dopo un pomeriggio intenso è ora di andare a cena. Sono le 8:30, ma c'è ancora qualcuno in piscina, anche se in verità sarebbe chiusa. Però boh. Cosa? C'è sempre qualcuno di caffone maleducato. Ah, ecco. Vabbè, io vado a mangiare comunque. Faccio le 7 meno un quarto.